Luca Mozzato, ciao Luca, sei stato uno dei protagonisti comunque di questo Tour de France per i colori azzurri soprattutto. Che voto ti dai insomma di questo Tour? Beh, sicuramente il voto deve essere positivo e penso qualcosa che vada dal 7 all'8 perché insomma è la mia prima esperienza su un grande giro e il livello al Tour, almeno dal mio punto di vista, è stato altissimo e sono riuscito comunque ad ottenere dei buoni piazzamenti e quindi non posso che non reputarlo positivo. Ti aspettavi di andare così bene, di avere questa continuità o è stata una sorpresa anche per te? Allora, l'idea era quella di provare a ottenere qualche piazzamento, magari in qualche volata, magari proprio nella tappa del pavè, però insomma con costanza sicuramente no, quindi questa è stata una bella sorpresa. Una bella sorpresa, stai crescendo bene in una squadra che ti dà spazio, ti dà fiducia, stai facendo tanta scuola anche, quindi anche al nord insomma ti abbiamo visto comunque protagonista, voglio dire, hai voglia di fare. Cosa hai imparato alla fine da questo Tour de France? Sicuramente sopravvivere in una corsa di 3 settimane. E la cosa positiva è che non sono mai stato in difficoltà così tanto da rischiare il tempo massimo, da rischiare di andare fuori. Quindi sicuramente è stato un primo passo. Adesso bisognerà cominciare a migliorare ancora. C'è stato un giorno in particolare dove ti sei sentito andare veramente forte e magari, non lo so, potevi veramente fare qualche cosa di bello? No, allora così forte a questi livelli no, perché bisognerebbe letteralmente volare, però insomma ci sono state delle giornate abbastanza positive. Adesso come chiaramente staccherai un po', quale sarà il tuo programma per il proseguo della stagione? Adesso con la squadra non abbiamo ancora deciso, perché l'idea è di aspettare 3-4 giorni e vedere un po' come il corpo risponde e poi a seconda di come starò si parlerà del proseguo della stagione. Corri per la B&B Otello, chiaramente sei in scadenza, come a livello diciamo di squadra sì. Correrai anche il prossimo anno con la B&B Otello? Io ero in scadenza insomma quest'anno, però ho rinnovato per i prossimi 3 anni, quindi ancora per un po' rimarrò qui. Prossimo anno o per il finale di stagione, per il prossimo anno c'è una corsa, vai bene anche nelle corse di un giorno ovviamente, c'è una corsa dei tuoi sogni in particolare che ti piacerebbe vincere o andare a essere protagonista? Qua a fine anno uno dei grandi obiettivi potrebbe essere già la Bretagne Classic, che è Blue Air, le corse di casa per la squadra, loro ci tengono molto e si potrebbe, insomma, si addice bene alle mie caratteristiche. Poi ovviamente è una corsa di altissimo livello, quindi bisognerà essere pronti, però questo qua potrebbe essere un obiettivo. E poi chissà, cioè la maglia azzurra o un domani, no? Voglio dire, sempre la maglia azzurra, adesso ci sono gli europei fra qualche giorno e vediamo se il commissario mi prenderà in considerazione. Io insomma farò di tutto per essere pronto. Allora salutiamo il CT Bennati anche, un messaggio anche rivolto a Daniele. Luca, complimenti comunque per questo bellissimo tour, davvero. Grazie mille, buona giornata allora. In bocca al lupo. Ciao Luca, ciao, grazie. Ciao. Ciao.